normale, non ti piace leggere, però quando ero piccolo leggevo i libri con le macchie che impiegava il dottore per aggiustare i test. E certe volte anche il sussidiario, quando andava a scuola, ci faceva le orecchie alle pagine, mamma lo stirava con il ferro da stiro e ci metteva i fermagli di metallo e mi diceva di stare attento, perché i libri sono anni che ci aiutano a volare. Ma il giorno dopo, anche se ci stava attento, il sussidiario si agganciava un'altra volta, come i capelli della maestra quando andava dal parrucchiere e si faceva la permanente. E comunque non è vero che i libri sono mali, perché a scuola io sono caduto tante volte, ma non ho mai imparato a volare. Mi dispiace, ma non posso dirvi il nome di questo simpatico undicenne che si esprime in maniera bizzarra, goffa, molto infantile, che si relaziona in modi che potremmo definire poco convenzionali. Sembra duro di comprendonio, ma a modo suo è un genio. Parla con gli alberi, parla l'alberese, in grado di riconoscere tutte le stelle del firmamento ed è convinto che il cielo abbia un potere illustrale capace di purificare l'anima, purificare tutto. Non posso dirvi il suo nome, come non posso dirvi il nome di suo fratello gemello. Hanno entrambi 11 anni, il fratello anche egli è un genio, un bambino prodigio. Lui invece discetta di Heidegger, di Hegel, filosofeggia con una spavalda sicurezza, è in grado di estrarre la radice quadrata di un numero a 12 cifre di confutare il teorema di Fermat. Ecco, sono solo due dei personaggi strambi di questo nuovo romanzo. Con loro la mamma, Carla, ex giornalista, eroina dei poveri, ossessionata dalla damnatio memoria, dalla condanna della memoria, ad accompagnarli zio Giordano, già frate predicatore, che si professa ateo agnostico e anticlericale, indossa tonaca, cappa, scapolare, parla in continuazione di Dio, Dio che è in ogni cosa, Dio che è ovunque. E poi buff, un'entità misteriosa, una sorta di scatola nera. Ecco, questi personaggi si mettono a bordo di un camper, che in realtà non è un camper, ma è uno scuolabus rubato, chissà dove, targato Zagabria, con un'enorme vetrofania di Barbapapà sul molto posteriore. E attraverso un'Europa che non è più Europa, una miriade di stati, staterelli, l'impero lusitano, il regno delle tre Sicilie, lo stato pontificio, il protettorato cinese della Lombardia, attraversano tra mille peripezie quella che è soltanto l'ombra del vecchio continente, alla ricerca di tracce di vita, di elementi, di documenti, di manoscritti, di ombre, del signorenne, questo fantomatico signorenne, da presentare a una oscura congregazione per riabilitare questo personaggio, per restituire a questo personaggio, condannato all'oblio, l'onore, la reputazione, la gloria che merita. Alcuni sostengono, i più informati, che il signorenne corrisponda a un personaggio realmente vissuto, Paolo Monelli. Paolo Monelli, lo ripeto perché in pochi se ne ricorderanno, eppure Paolo Monelli è stato un grandissimo rappresentante del Novecento italiano. Scrittore, prosatore raffinato, grande giornalista, ossessionato dalla ricerca della parola giusta, amante della buona tavola, ha dato dignità alla narrazione notepori, che è stato uno dei primi, insieme ai più noti soldati e Veronelli, eppure è scomparso. Riusciranno i nostri a mettere insieme le tracce di questo personaggio, di questo signorenne?